Parlamento? Beh, le dico subito. Per Italia dei Valori ci sono io e la collega Anita Di Giuseppe, siamo in due, per Italia dei Valori. Dove sono gli altri? Gli altri ci sono, le commissioni? Dove sono. Anche perché in questo momento ci sono le dichiarazioni di voto che probabilmente interessano poco ai colleghi. Nel PDL com'è la situazione, Barbato? Nel PDL le dico subito, ce ne sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, brutto numero, 17 ce ne sono. 17. Nel PD, Barbato? Nel PD invece ce ne sono di più, nel PD, ce ne sono del Partito Democratico, ce ne saranno almeno 5, 10, 8, 20, 25, 30. Barbato sta contando in diretta. Saranno almeno una quarantina di presenti al Partito Democratico. Nella Lega? La Lega è il gruppo più numeroso, perché ce ne sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ma senta, Barbato, c'è solo una trentina della Lega. Ma Barbato, lei riesce a spostarsi e passarmi qualcuno in diretta così a sorpresa nel PDL? Del PDL... Proviamo, facciamo una diretta, perché poi noi vogliamo far capire ai nostri telespettatori, lo dico sia a Oriani ovviamente che a De Lorenzi, per capire che cosa si fa, no? In allora, Parlamento. Del PDL, per esempio, le posso far intervistare un suo collega, un giornalista. Chi è? Glielo dice lui allora adesso. Vediamo. Vediamo. Pronto? Sì, buonasera in diretta, buonasera Italia, sono Paola Natali, grazie per la disponibilità. A dire la verità, più che disponibile sono stato forzato da mio amico Francesco Barbato, io sono Renato Farina. Grazie mille Farina per la sua disponibilità, ma è bello così, no? Fare interagire così capiamo, sì, assolutamente. Facciamo capire ai telespettatori, no? Quali sono gli onorevoli che sono presenti, che lavorano, che ecco, seguono, sì. No? Ci mancherebbe, grazie. Quindi, grazie. Ma è il nostro dovere. Farina, non sempre poi rispondono al telefono, non tutti hanno il coraggio di venire o in diretto al telefono. Farina, una battuta sul DDL stabilità. Sì. E poi ovviamente su quello che state discutendo prima attualmente, ovviamente parliamo sì, di anticorruzione. Stiamo discutendo del disegno di legge sulla corruzione su cui il governo ha posto la fiducia. Sul decreto, sulla legge di stabilità, diciamo che le obiezioni che noi facciamo sono quelle che ancora una volta si cerca di tassare la gente, no? Si toglie una briciola di IRPEF per dall'altra togliere tutta una serie di riduzioni fiscali che consentivano, ad esempio, a chi mandava il bambino all'asilo o di detrarre qualcosa, no? Cioè, faccio un esempio, se vogliamo banale, ma per intenderci, tu togli. Ecco, detto questo, io personalmente stimo lo sforzo del governo di tenere a posto i conti, ma per questo c'era anche Tremonti che riteneva vada molto bene, e in più questo governo sta facendo di fatto una politica appunto di esasperata tensione fiscale. Farina, io la ringrazio della sua disponibilità, allora la ricontatto, però l'avviso prima questa volta. Volentieri, intanto grazie. Intanto voto 10 all'onorevole Farina che si è prestato in diretta, grazie mille, mi ripassa Barbato, grazie. Sì, grazie. E ritorniamo Pronto? Con Barbato, un inviato perfetto dal Parlamento. Allora, adesso a questo punto ti passo chi? Un collega della Lega. Chi mi passi? Un attimo, te lo dice lui. Ah, me lo dice lui. Pronto? Buonasera, benvenuto in diretta. Buonasera Italia, sono Paola Natali. Pronto? Pronto? Diretta. Pronto? Pronto? Buonasera. Non sento niente. Non ci sente? Ah, la sento lontanissimo. Con chi ho il piacere di parlare? Con chi ho il piacere di parlare, visto che Barbato mi ha detto che lei era disponibile nell'intervenire, io la ringrazio. Voto anche lei 10 per la disponibilità nell'interagire in diretta con i telespettatori. Pronto? Pronto, la sente? Mi sente? No, sono di nuovo Barbato. Barbato? Barbato. Dov'è finito? Il collega della Lega
non riusciva a sentire. Ma chi era? Nome e cognome? Buonanno Gianluca. Gianluca Buonanno. Ringraziamo anche l'onorevole Buonanno per la sua disponibilità. Barbato. Ti stanno ringraziando, Buonanno. Grazie perché prende la telefonata in diretta, insomma non è certo. Da tutti, no? Sì, è vero. È vero. Barbato la ringrazio, qualche donna non c'è? Qualche donna... Vediamo. Sì, potrebbe essere intervistare l'onorevole Angela Napoli di Future Libertà. Ah. Gliela passo subito. Va bene, ecco. Volentieri, grazie. Pronto? Buonasera onorevole, grazie per la sua disponibilità in diretta su Canale Italia con Buonasera Italia, una buona sera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Onorevole, la ringrazio anche da parte di tutti i telespettatori per aver accettato di intervenire immediatamente. Una battuta con lei per quanto riguarda il decreto anticorruzione. Sì, noi avremmo voluto che il provvedimento manifestasse un maggiore coraggio, che fosse più incisivo nella lotta alla corruzione, fenomeno che sta invadendo l'Italia e che purtroppo incide negativamente sullo sviluppo anche economico del nostro paese. Ci rendiamo conto però che il provvedimento è un po' difficile, ha avuto anche un iter estremamente travagliato e che comunque se opportunamente approvato possa fungere da base di partenza per un reale contrasto a questo fenomeno dilagante della corruzione. Credo che si renda indispensabile, accanto all'approvazione del provvedimento, anche una velocizzazione dell'attuazione dei criteri delega inseriti nel provvedimento, primo tra tutti quello delle incandidabilità. Ci auguriamo che il ministro Patroni Griffi possa varare questa parte della delega del provvedimento prima delle prossime elezioni politiche. Ci auguriamo altresì che il governo valuti altri interventi che possano fungere da collante con questo provvedimento. Mi riferisco al ripristino del falso in bilancio, mi riferisco al voto di scambio, mi riferisco alla revisione del sistema delle prescrizioni. C'è una mia proposta particolare che prevede anche la confisca dei patrimoni illeciti dei politici corrotti. Onorevole. La ringrazio, grazie mille, poi la contatterò in diretta avvisandola. Grazie ancora per d'accordo, la sua disponibilità. Grazie a lei. Grazie, mi ripassa Barbato, buonasera. Grazie. Buonasera. Barbato? Barbato, grazie, grazie per la tua collaborazione. È finita la mia attività di corrispondente, va bene? Grazie Barbato, una buona grazie. Serata. Buonasera a tutti. Grazie, grazie, grazie Barbato che si presta, perché secondo me poi bisogna far capire, no, in questo momento di giusto di difficoltà di tante famiglie italiane, soprattutto di sfiducia nei confronti della politica, capire che non tutti i politici sono uguali, quindi sono politici che lavorano in un certo modo, come per giornalisti che lavorano bene, giornalisti che lavorano male, insomma. Diamo anche questa fine finestra aperta sul Parlamento, tante le tematiche che abbiamo trattato. De Lorenzi, iniziamo prima di tutto per quanto riguarda il DDL stabilità e poi due battute per quanto riguarda il DDL anticorruzione. De Lorenzi.